8 gennaio 2022, Barone Vassallo, buonasera a tutti. Allora, riportiamo un articolo che naturalmente citiamo le fonti nella pagina di Nicola Porro. Quindi, per non infrangere le norme di YouTube, noi diciamo che stiamo riportando questo articolo che parla di una questione molto seria. Ci riserviamo lo star del credere che sia vera o che sia falsa. Non sappiamo, noi riportiamo semplicemente una notizia appresa nella pagina di Nicola Porro. Poi ognuno potrà andare a controllare le fonti e a vedere se corrisponde al vero o se corrisponde al falso. Questa è quella notizia, è la notizia riportata nella pagina del giornalista che vi ho appena citato. Andiamo a leggere cosa c'è scritto in quell'articolo. Torno a ripetere, per non far fronte alle norme di YouTube, riportiamo la notizia senza giudizi, senza proprie opinioni, semplicemente riportandola per come è scritta, con lo star del credere che sia vera o che sia falsa. Super Green Pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Libertario. Sinceramente non so neanche se esista questo Partito Libertario, non lo conosco, che oggi ha depositato un atto di citazione per dichiarare illegittimi sotto il profilo costituzionale il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Oggi il Partito Libertario ha depositato l'atto di citazione con ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma contro il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute per far dichiarare l'illiceità costituzionale e sotto il profilo del diritto europeo della dichiarazione dello stato di emergenza, quindi io direi più che altro della prosecuzione dello stato d'emergenza che sappiamo sarebbe dovuto finire il 31 gennaio come da norme costituzionali del Green Pass rafforzato e dell'obbligo vaccinale. Hanno proposto l'azione numerosi cittadini, tra i quali tutti i dirigenti del Partito Libertario, nonché l'Associazione di tutela dei diritti del cittadino, diritto e mercato, presieduta dall'avvocato Fabio Massimo Nicosia, presidente altresì del Partito Libertario. L'atto è stato predisposto dall'avvocato Nicosia insieme ai difensori avvocati Francesco Giunta e Salvatore Ceraulo, a loro volta dirigenti del Partito Libertario. Con questo atto si praticano le strade giuridiche più aggiornate e innovative in materia di illiceità costituzionale, secondo un orientamento giurisprudenziale recentissimamente ribadito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite. Orientamento che consente, insieme all'invocazione della violazione del diritto euro-unitario, di evitare la strettoia dell'elevazione della questione di costituzionalità, al fine di far dichiarare immediatamente l'illegalità degli atti impugnati. Si è denunciata in particolare la persecuzione del gruppo sociale di Non Vax in atto da mesi da parte dei vertici istituzionali e dei mass media filogovernativi, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Corte Penale Istituzionale Internazionale, scusate, il quale include tali persecuzioni tra i crimini contro l'umanità. Si è sottolineata l'illegalità dell'attuale dichiarazione di stato di emergenza per scadenza dei termini ultimi, stante anche la dichiarata rivendicazione del governo del potere, del tutto abusivo, di proclamare stati di emergenza a piacere al di fuori di alcuna previsione costituzionale e normativa. Si è denunciata l'illegalità del meccanismo estorsivo per il quale si sottraggono diritti umani e fondamentali ai cittadini per poi graziosamente restituirglieli per il caso che accettino di vaccinarsi anche contro coscienza e volontà, subendo la minaccia di perdere il lavoro. Ora, questa è una notizia che trovate naturalmente nella pagina di Nicola Porro. Noi ci asteniamo da qualsiasi commento, da qualsiasi propria opinione, se sia vera, se non sia vera, se sia possibile, se non sia possibile,
se abbiano impugnato qualcosa di impugnabile o se abbiano fatto semplicemente un'azione volta a assumere visibilità. Questo noi non possiamo saperlo, è soltanto una notizia che riportiamo asetticamente, anche se sinceramente alcuni spunti di riflessione in queste poche parole ci sarebbero, ma lasciamo sì che ognuno di noi faccia una propria scansione di tutto quello che sta succedendo, di tutto quello che è la realtà attuale, e in base a questo si faccia un'idea un pochino di questo momento storico così marcato, così strano, così pieno di nubi e di grandine. Bene, ci vediamo alla prossima, a domani, ciao a tutti.